ragazze, ciao ragazzi, ciao. Oggi sono qui con un altro ospite super speciale, con Marta. Ciao, ciao a tutti ragazzi, è la prima volta per me queste collaborazioni lockdown, quindi... È vero, che onore per me, mi fa molto piacere. Anche a me, grazie mille per avermi invitata sul tuo canale, e io guardo lì perché grazie lì c'è te, Nicole in videochiamata. Quindi... Sì, è vero, noi ci vediamo in videochiamata, però dobbiamo anche guardare su. Volevo anche dirvi che nel box informazioni ci sarà il canale di Marta, vi metterò il link qua sotto, anche perché abbiamo fatto un video assieme, quindi andate a vedere anche quello. Esatto, molto divertente, anche puzzolente direi, poi capiranno. Anche troppo puzzolente. Comunque ragazzi, oggi ho deciso di fare questo video che chiameremo Indovina lo YouTuber, ed è un format americano che noi abbiamo un po' cambiato. E quindi mostreremo, io e Marta ci faremo vedere a vicenda, non so bene come spiegarlo, delle foto di dettagli del viso di YouTuber italiani e non, e l'altra dovrà indovinare di chi si tratta. Esatto. Io per esempio non conoscevo questo format, infatti ho detto Nicole, secondo me io non indovino manco uno. Ho detto purtroppo siamo messe bene. Non pensare che io sia messa meglio, esattamente, quindi perché, e questa è una cosa un po' comune secondo me, i follower pensano che noi, essendo youtuber, conosciamo tutti gli altri youtuber, invece no, non è vero. Beh, parecchi li conosco, però non tutti, quindi magari sei stata anche cattivella e ne hai trovati alcuni che non conosco per niente. Spero di... Guarda, secondo me la maggior parte li conosci perché sono molto molto famosi, okay. Sono molto famosi. Inizio io, dai, ti mando la foto di casa, vai. Questa è facilissima, non puoi non indovinare, è facilissima. Noi ce le stiamo mandando su WhatsApp le foto nel frattempo. Chi è? Allora, maschi? Sì, sono conosciutissimi. Pantellas. Brava! Sì, dai. Un punto a Marta. Un punto a me. Dai, un punto dai, a me. Va questa bene. Era facile. Questa era dai. Abbastanza facile. Allora, procediamo con te. Io ecco, già ho vedo tutta che la galleria qui... piena di foto di ogni tipo, quindi... Ti ho preso un dettaglio dello sguardo. Questa è super riconoscibile, sei stata anche buona perché non hai fatto uno screen troppo da vicino. Almeno penso che sia lei, perché da un po' che non vedo il suo canale e non so neanche se fa tantissimi video ultimamente, ma è... Credo sia Onorina Pepper Chocolate. Esatto, brava, brava. Dai, sì, della beauty community italiane siamo abbastanza le ferrate, beauty guru, dai, diciamo. E io ne ho prese tante di beauty guru, quindi... Cioè, le conosciamo. Ok, allora forse quelle. Non mi andrà tanto male. Però ti ho messo anche qualcun altro che secondo me ti darà qualche un po' di filo da torcere. Oddio, me. ok. Beh, ovviamente ci metto la vita. Ah, allora. Vabbè. Io e te 90 anni portati bene. Poi dovrei, facciamo una piccola parentesi, spieghiamo che ci abbiamo messo un'ora per riuscire ad organizzarci tra computer, cuffiette, cavi. Io che ho rovesciato il caffè sul tavolo. E questa è facile, se lo conosci è facile, perché è una foto conosciuta di questo youtuber. Sai cos'è? L'ho visto ma non so come si chiama, cioè non lo so, sono messa male perché è una persona sicuramente famosa, è tipo allora, comico, comico. No? Sì, e perché sì, non so come si chiama? Perché non lo so, che figura. Ma allora, diciamo, sai se è di YouTube Italia o YouTube International? Mi sembra Italia, no? Giusto, giusto, sì. Però no, non te lo saprò mai dire il nome, perché quando è così che collego la persona ma non mi ricordo il nome, non lo ricorderò mai, quindi ho perso. Allora, è uno YouTuber italiano che si chiama Anima. Ah, ok. È famosissimo, ma ti dico che anche io non lo conoscevo fino a poco tempo fa e l'ho scoperto in un video. Io l'ho visto molte volte, però non collegavo, ma io con i nomi sono pessima. Del tipo quando mi presentano perché... qualcuno, invece di pensare, io penso al mio nome. Vabbè, allora vado io. Devo essere più cattiva, perché secondo me sono troppo facili le mie. Ho paura del personaggio che mi darà filo da torcere. Non è questo, non dovrebbe essere questo, però vediamo. Oddio. È arrivato. Oddio. Un occhio. Oddio, non ho idea di chi sia. Allora, di primo occhio ho pensato alla Sindina, a Cindy. No. Ma non è lei. No. Oh mio Dio, che figuraccia ci faccio. No, mi dai una... Allora, è una beauty youtuber. Quindi fa parte della nostra community, si trucca molto bene. Italiana o internazionale? Italiana, e ha creato anche una sua linea in collaborazione con un brand che lo fa con tanti youtuber. Oh mio Dio! Adesso no, non ci credo, adesso mi faccio una figuraccia, ti giuro che non lo so. Sicuramente sono quelle cose che hai visto la youtuber mille volte, hai visto il nickname mille volte e... Oddio, non lo so, ti giuro!
Cioè, no, non so chi tranquilla. Sei, ma scusami. Nel frattempo mi è entrata una mosca in camera, cioè adesso viaggerà per tutta la... Cioè, perché poi? Perché? Ok. No, cosa altro deve succedere? Nickname breve. Che ha a che fare con noi. Noi siamo... YouTuber. E siamo anche delle... Influencer. No, anche... Come siamo? Ragazze. The Lady e The Lady. Sì, brava! Sì. Ti ho dato un sacco di indizi, veramente. Mi hai dato giusto un po' di indizi, esatto. Dai. Quanto sono brava. Dai, calcoliamo. Lo calcoliamo come sì, punto. Sì, però no. lo fai anche tu che mi dai un po' di indizi, perché... Ti do anche gli indizi. Ma era difficile. Sì, perché ti ho preso che solo... Che tanto mi piace anche lei come esatto. YouTuber, è che io non sono brava come a ricordarmi le cose, i nomi, eccetera. Esatto, come dicevamo prima, novantenni siamo praticamente. Vabbè, allora, adesso... Allora, anche i miei, ti giuro, sono tutti facilissimi, ti giuro. Allora, facciamo... Sono già pronta a non indovinare. Questa è facilissima, non puoi dirmi che non la indovini, la sai, sono certa, ne sono certa. È un po' sgranata la foto. Ti do un indizio. Allora, ti do un indizio. È anche lei una beauty guru, quindi fa parte del nostro mondo beauty, make-up, però non è italiana. Gigi, no? No. No, non è italiana, è olandese, ma in pochi la sanno questa cosa. Fa video in inglese, ma è olandese. Nikki, no, non è Nikki. Sì, è lei, ok. È Nikki Tutorial. Sai brava. Perché? Ok, bene, no, perché guardavo, vedevo questi occhi belli così, ho detto... Non riuscivo, è un po' sgranata la foto, mi è un po' tratta in inganno. Sì, meno male che l'ho indovinato, perché veramente mi sento già che perdo con tutto. Con meno indizi. Invece hai visto sei stata più brava di me, perché tu mi hai dato 1000 indizi, io te ne ho dato dai, uno. Però guarda che se indovinato. Non lo conosci non lo indovini neanche con gli indizi. Tipo io il primo ragazzo non mi ricordavo proprio il nome, capito? È proprio un errore, cioè una cosa mia, vabbè, pazienza. Vado io, dai. Sono carica. Sei carica, allora. Già ho perso il punteggio, quindi già ci siamo Nicole, messi bene, lo metteremo a qualche Nicole, parte. Nicole, sto per lanciarti l'uomo. Vai, lanciami Lancio l'uomo. Lancio l'uomo, allora. Ok, sarà un bel vedere, spero. Vabbè. Non posso parlare, però... Aspetta. Questo è vabbè, aspetta, ti okay. Mando... Dove sei? Eccoti qua. È un occhio, quindi... Non so è un se occhio? Lo segui, però comunque è famoso, quindi... Oh mio Dio, non ho la più pallida idea di chi sia. YouTube Italia o YouTube International? YouTube Italia. Altri indizi? Oddio. Perché vedo che sei abbastanza, diciamo, spaesata. Fa video divertenti. Completamente. Video divertenti. Tipo, non so, balletti, parodie, parla con Alexa. Da qui si vede la mia ignoranza su YouTube Italia, non lo so, mannaggia me. Io mi scuso con tutti gli YouTuber che non indovinerò in questo video, non lo faccio assolutamente apposta. Non è una questione di cattiveria o okay, che, perché uno magari non ha presente il nome oppure non segue magari quella tipologia di video. Che non ne ho la più pallida idea, potremmo stare qua con gli indizi fino a domani e non indovinerai mai, quindi me lo devi proprio dire. Leonardo De Carli, hai sentito? Ho sentito, sì, molte volte questo nome, so che è molto conosciuto, però non lo associo a una faccia. Forse questa è un po' difficile, ma non tantissimo, perché questa foto è molto conosciuta sua. Ti ho messo il dettaglio della fronte e dei capelli, perché secondo me dai capelli si capisce chi è. Anche dalle sopracciglia, in realtà, secondo me. Cioè, la mia faccia quando non so di chi si tratta. Blank space. Dai, ti do un indizio, sì. YouTube Italia. Niente, ti do un altro indizio, allora. Vedo proprio... ok. Allora, altro indizio. È stato fermo su YouTube per un po' e poi è tornato. Oddio, no. Allora, ti do un altro indizio. Faligei. No. Fai già un uomo che i capelli così, non ha i capelli mossi. No. Sì, o sì. Sì, mi sa che hai i capelli mossi. Allora dai, meno male, sono figuracce. Poteva andare. Aspetta, ti do un altro indizio. Che indizio ti posso dare? Ultimamente fa video anche in cucina, comunque video simpatici. No, è Wilush! Ah, ma io lo seguo anche, lo sai da un sacco di tempo. Perché non l'ho riconosciuto?
Lo so che lo conosci, per forza, lo conosciamo tutti, eh. Era difficile, dai, che io pensavo fosse facile però, dei capelli. Che cosa brutta, perché lo seguo da un sacco, e mi dà proprio fastidio questa cosa. Il fatto è che ho preso questo dettaglio, dai. C'è stata cattivella, dai, allora adesso ricambio, va bene? Ok, vai. Non è vero, no? Io penso che li conosci, perché è un duo, si dice così, una coppia, un duo, insomma. Non penso che stiano insieme, non so se stanno insieme, può darsi di sì. Questi ragazzi di Dojo un indizio li ho conosciuti tramite una mia amica che ama le cose divertenti. Ti dico già questo. Okay. Sono molto brava, dai, ti do un sacco di indizi. Non potrei fare la maestra, non sarei. Come no! Sono in me contro te! Vedi? Annaccia. Che io, Sofì, tra l'altro la adoro, ci seguiamo a vicenda. E sai che. Ciao, Sofì! Ciao! Sai che una delle foto che ti avevo preparato erano loro! Veramente? Te lo giuro! Okay. La scartiamo subito, ma ti avevo preparato una dei me contro te. Loro bravissimi, insomma, sì, non si può non riconoscerli. Ma loro stanno insieme o no? Beh, da quanto ne so, io sì. Ah, sono fidanzati. Perché è cambiata la situazione? No, raccontami, perché io non sapevo se fossero fidanzati o meno, era solo un... Io penso proprio che siano fidanzati, almeno lo erano quando hanno aperto il canale. Adesso non lo so, però da quanto ne so sì. No, sono molto carini comunque, molto simpatici, sì, quindi ho detto da una ventata di allegria e inseriamo anche loro. Va bene. Allora, tocca a me, hai ragione, questa era facile. Cerco di mandartene anch'io una facile... E che non indovinerò. Guarda che è sicuramente facilissima, cioè qui non puoi veramente non riconoscerlo, cioè è super super riconoscibilissima, non è neanche da vicino. Ma perché non riconosco mai nessuno? Oddio, no. Aspetta, YouTube Italia. Ti do un altro indizio, fa video non solo ma anche sul soprannaturale. Quindi fantasmi e cose del genere. Zagato. Brava! Sì! Le labbra, hai visto che lo sapevi? Le labbra mi sembravano. Si dice così Zagato, si pronuncia Zagato. Sì, da quanto ne so io. Ho visto queste labbra così belle. Ho detto, ma sai che mi sembrava pure uno youtuber americano. Ho detto, ma sarà americano, sarà italiano. Poi mi hai detto è soprannaturale. Ho detto, ok. Mi ha aiutato, hai visto? Ok, vale, hai visto? Brava, grazie per gli indizi, perché sennò qua andava a finire male oggi. Ma tutte e due senza gli indizi eravamo messe male, oddio. Quindi diciamo che ci vogliono. Mamma mia. Ah, questa la riconosco subito, è Michela. Michela Parisi. Ciao, salutiamola. Ok, dai, qua sono stata troppo buona, perché poi sì, mi sentite sempre. Sì, cosa è stata buona? Però ho detto, dai, adesso prendo questo sorriso e magari non la riconosco, invece, vabbè. Michela, yeah, Michela, hai visto? Ci conosciamo troppo bene tra di noi. Ok. Allora, adesso ne ho io uno che secondo me riconoscerai all'istante, io ne sono certa. Detto all'istante, così, sicuro, appena no? 9! Vanessa! Ne sono sicura. Va bene, ciao Vane, le persone con cui parliamo sempre, dai, se non riconosciamo sì, anche quelle siamo veramente pronte per la pensione. Esatto. Ci siamo date proprio almeno un paio, le abbiamo preparate, dai, che li sapevamo, vista la figuraccia che facevamo sugli altri, brava. Mamma mia, ok, vado io, dai. Ma mi sto divertendo un sacco. Bellissima questa ragazza. Non so se la conosci, è molto famosa. Non in Italia, quindi ho dato già un indizio. Sì, lei è bellissima e tra l'altro adesso è incinta. Esatto. È Carly Bible, esatto. Si chiama Bible. Sì, 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 sì. Bellissima, yeah. Carly. Sì, lei è meravigliosa, questi occhi, è bravissima anche a truccarsi. Sì, mi piace, poi anche molto dolce, mi piace il suo carattere, molto carino. Non la conosco però, mi dà quell'impressione, ecco. Allora vado io? Questa forse è un pochino più difficile, ma neanche tanto. Non è tanto difficile. Fa video YouTube Italia di ricette, no. Fatto in casa, sì, con Benedetta, no? Brava! Grazie mamma! Sai perché grazie mamma? Adesso mi rivolgo a mia mamma. Mia mamma segue tutti i video. Veramente? Questa ricetta io vado a casa, adesso non più perché non posso più andare a trovarli. Mamma, mamma, hai fatto questo pollo? Ma io ho seguito la ricetta di Fatto in Casa con Benedetta. Tutte le cose. Grande tua mamma. Sì, io la amo. Hai visto? E adesso? Grazie mamma. Ah, è facilissimo, Clio. Yes, la nostra Clio nazionale, non potevo non inserirla, quindi. Io non so se ho finito, lo sai, tu ne hai un altro? Vediamo. Io le ho fatte tutte.
5, 6, mi sa che ho vinto il mio punto. Bene, sei la padrona di casa, ci sta. Brava Nicole, dopo che abbiamo passato grazie. 350 ore a fare i conti così. Tu avevi detto, ti ricordi ieri su WhatsApp, io non ne indovino manco uno. Quello è il classico detto, non lo posso dire perché è un po' volgaraccio questo detto, un po' volgare, però si dice nella vita chi piange fa meglio di chi ride. Nel senso, okay. tipo quelli a scuola che ti dicono Madonna c'è l'interrogazione, non so niente. E poi 10 più, cioè come il pollo, 10 più. Ti posso garantire che non ero tra quelli, quando dicevo ragazzi non so niente mi beccavo un 4, quindi... Vabbè, però è giusto 4, che hai vinto tu. 5. Guarda, non era detto, però dato che sei la padrona di casa, sono contenta, dai, sono sportiva, diciamo così. Grazie, ma sì, eravamo lì lì, sì, eravamo dai, in realtà, non è stata una vittoria così schiacciante. Vabbè, quindi ragazzi, questo è quanto, magari ci sarà la rivincita, rifaremo questo video prossimamente. Vi ricordo ancora di andare giù a vedere il video che abbiamo fatto assieme sul canale di Marta. Esatto, video puzzolente. Grazie ancora per aver partecipato, grazie Marta. Grazie a te, Nicole. Ti mando un bacione grandissimo. Un bacio, Nicole. Un bacio anche a tutti i tuoi iscritti. Ciao, ragazzi. Un bacio. Noi ci vediamo domani alle 17:30. Ciao.